Ci troviamo in provincia di Treviso, più precisamente nel comune di Roncade. Tenuta San Tomé è un'azienda familiare condotta dal sottoscritto Spinazzè Alan, enologo, e da mio fratello William, che si occupa della parte commerciale. Azienda appunto familiare di 75 ettari che non produce, essendo in provincia di Treviso, non facciamo solo prosecco, perché essendo in pianura abbiamo la possibilità di vinificare anche altri vitigni molto importanti, quali vitigni autoctoni come il Raboso, Doc Piave o il Tai, oppure vitigni internazionali quali Pinot Grigio, Merlot, Cabernet Sauvignon. Come azienda siamo certificati S1NPI, dunque seguiamo un procedimento di sostenibilità. Sostenibilità è una parola che in questo periodo si sente molto, in quanto il consumatore è molto accorto nell'acquisto e ci tiene che le aziende seguano determinati processi. Quando Syngenta ci ha proposto la trappola digitale, ovviamente abbiamo subito aderito al progetto, in quanto era molto interessante perché ci permetteva di svolgere in modo ottimale il nostro obiettivo di sostenibilità. Perché Tenuta San Tomé ritiene questa trappola digitale sostenibile? Perché tramite una semplice applicazione che l'abbiamo nel telefono abbiamo la possibilità di monitorare 24 ore su 24 le catture. Questo cosa consiste? Consiste che non serve che abbiamo un dipendente che esca ogni giorno a vedere le catture, abbiamo dunque un minor consumo di carburante, che questo è molto importante sempre per la sostenibilità, e soprattutto hai anche la possibilità di essere certo che il trattamento va posizionato in quel giorno. E questo per noi è fondamentale perché ti permette di avere un trattamento efficace e che ti dia la possibilità di ottenere un prodotto, un'uva sana, che è il nostro obiettivo principale, per poi ottenere ovviamente vini di qualità. Syngenta sta investendo sull'innovazione, non solo di gamma e di prodotto, ma anche sui servizi digitali, i più efficaci ed affidabili. Frutto di tali investimenti è la piattaforma CropWise, un insieme di molteplici servizi digitali a supporto dei protocolli di produzione. Declinata su 4 differenti tools tecnologici, CropWise include CropWise Protector, che offre precisi sistemi di monitoraggio e di previsione a supporto della difesa fitosanitaria delle colture. All'interno della piattaforma CropWise Protector si colloca TrapView. TrapView è una soluzione rivoluzionaria a supporto del processo decisionale per la difesa della vite dall'obesia botrana. È un sistema di monitoraggio automatico dell'obesia, real time e online. È costituito da un dispositivo di cattura, ovvero una trappola con all'interno il ferormone specifico per l'obesia, dotato di 2 fotocamere ad alta risoluzione, in grado di scattare sequenze di immagini giornaliere atte al riconoscimento da remoto. È in grado quindi di fornire informazioni puntuali e precise direttamente nel nostro vigneto. In più, cambiando il ferormone ogni 5-6 settimane, è in grado di fornire anche l'andamento delle generazioni nel mio appezzamento. La gestione digitale consente che i dati, una volta raccolti, vengano inviati in cloud. TrapView è in grado quindi di fornire una conta automatica della tignoletta e di prevedere gli stadi successivi del parassita, quindi la presenza di uova piuttosto che larve o di adulti. TrapView è in grado anche di simulare diversi scenari di misure di protezione. Ad amplificare ulteriormente le potenzialità del tool, vi è la possibilità di dislocare le trappole e di collegare i risultati delle catture in rete, in modo tale da ottenere un monitoraggio puntiforme su areali anche molto molto ampi. Syngenta presenta un'offerta innovativa per la gestione della difesa della tignoletta della vite, che integra appunto TrapView, sistema di monitoraggio automatico del parassita, a prodotti per la difesa quali Affirm e Volian. Affirm a base di emamectina benzoato ha azione larvicida. Volian, a base di clorante aniliprole, ha azione ovicida e larvicida. Entrambe le soluzioni sono attive sui principali lepidotteri dannosi della vite, inclusa tignola rigata.